Buongiorno. Mauro, vai. Allora, cosa andiamo a fare qua? Andiamo a vedere come sei la condizione. Prima di dire agli altri quanto bravi che siamo stati e quanti soldi che tira fuori la commissione per fare il lavoro, Ma avevamo almeno anche che sei chiesto il libero. permesso alla commissione per entrare. No. Sì, ufficialmente, mica che ho mandato una Ma ti non letterina te conti al. niente. So, Sono ma mio mica. presidente, non Ah, ti. sì, Ti scusami. sono bube. Vabbè. Però mica ho chiesto, dai. Ho fatto questa correttezza. Va bene? La Grotta del Maestro è una cavità scoperta nel lontano 1984 dai membri della commissione Grotte Eugenio Boegan. Nel novembre del 2014, a seguito degli intensi eventi piovosi, l'ingresso franò occludendo così il passaggio. Nella primavera del 2023 alcuni volenterosi speleologi, membri della commissione Grotte Eugenio Boegan, Gruppo Speleologico San Giusto, Società Adriatica di Speleologia e Gruppo Triestino Speleologi, hanno deciso di rendere nuovamente transitabile l'accesso effettuando un lavoro di bonifica e ripristino dell'ingresso. Ma il lavoro non è ancora finito, pertanto oggi si è deciso di procedere con la bonifica della seconda cavernetta sovrastante il pozzo di 30 metri in quanto ricca di detriti e materiale instabile. Dopo aver ripulito la gran parte del materiale instabile, cogliendo l'occasione, abbiamo deciso di scendere anche il P30 che sbocca in una spaziosa caverna dalle misure di 35x7x15 metri orientata nord-est-sud-ovest, con il fondo costituito da enormi massi di crollo. Prendendo la direzione nord-est e risalito un crostone stalagmitico per qualche metro, siamo scesi verso e lungo una galleria inclinata, larga 6-7 metri, che porta ad un P46 detto La Verta. Da qui, armando un traverso, abbiamo proseguito nella direzione della galleria, ora un po' più stretta e bassa ma riccamente concrezionata. Ora la grotta risulta nuovamente visitabile. Tuttavia, nonostante i lavori di bonifica, bisogna comunque prestare attenzione nel transitare dalla cavernetta a 6 metri di profondità nel P30, in quanto la china detritica potrebbe ancora creare qualche problema. Intervista, intervista, intervista. Lui ha pulito tutto, è bravo. Perché ognuno fa un cazzo come sempre, quindi mi tocca fare a me. Quindi grotta bonificata? Quasi bonificata. A tuo rischio e pericolo. Sì. Sai che ben. Sì, come ti ho detto prima, chi ha lavorato? B comincia. Ah, Bratos, Fedel, Kraus, Marini e Trobev. Ecco. In rigoroso ordine alfabetico. Col contributo finanziario della Commissione Grotta Eugenio Boegan.